Le zanzare che mi pungono ovunque. Ragazzi, mi sento tipo a Sarabanda. Mio padre fa le spaccate. Caccio il culo, mi fa un male cane. Sì, questo è Apni e bentornati in questo nuovo video. Un video molto speciale. Oggi siamo in compagnia di Vegas. Ciao ragazzi. Siamo alle Cascine, un parco qui vicino a casa mia. E oggi registreremo come dei vlogger. Stile vlogger inglesi, cioè... Un mega video che si chiama cellulare per terra con le zanzare che mi pungono ovunque. Allora ragazzi, non siamo abituati a queste scenografie. Sul mio canale è uscito un video simile. Uscirà dopo, uscirà prima. Non lo sapremo, esatto. Però diciamo che in tutti e due i video comparirà l'altro video in qualche modo. Sì. Ci sarà un'annotazione. E sono due video girati all'aperto, quindi non nel nostro mondo, perché il nostro mondo è la stanza del gaming, videogiochi eccetera. Però dobbiamo fare anche queste cose. Cosa perché facciamo in questo video? Laggiù c'è uno con la chitarra. Vabbè, c'è un chitarrista. Raga, questa esperienza è fantastica. Peccato solo che siamo animali di merda, porco. Oggi faremo la Whisper Challenge, che ho già visto fare da Klaus Konometer, se non sbaglio. Quella dove in poche parole ti metti le cuffie, ascolti la musica e l'altro prova a dirti qualcosa e tu devi capirlo con la labiale. Sotto gli occhiali entro noi. Sarà difficilissimo. Sì, okay? Difficilissimo. Diciamo che Klaus l'ha fatta un po' a cazzeggio. Cioè, sì, noi la facciamo proprio a sfida. Un cioè... po' come ha fatto Dexter, ecco. Ha fatto Dexter. Okay. Fatto Whisper Dexter. Challenge. Uno deve indovinare la frase dell'altro. E magari se volete un secondo episodio, superiamo 30.000 like. 30.000 like minimo. 30.000 dobbio. Like e scrivete sotto le frasi che volete che uno dica l'altro. Ok? Perché ora le inventeremo. Che uno dica l'altro. Ma sì. Ma sì, va bene così. Che è una Whisper Challenge. Tasso carta forbice. Un chiodo solo. C'è un chiodo solo. Il primo che vince, vince. Tre chiodi si arriva a tre. Un chiodo si arriva a uno. Ma che sono queste le leggi? Buttiamo leggiù. Ma ragazzi, noi facciamo sempre così. C'è ogni cosa. Buttiamo leggiù. Ciao bello. Inizi tu. Aspetta. Allora, musica a palla. Cioè musica altissima, ragazzi. Sembra facile. Io non l'ho mai provato. C'è Tiziano Ferro, guarda. Lui dice che è difficile. C'è Tiziano Ferro. Alza il volume. Non... Ma metti la musica con quei drop. Massimo. Aspetta, metto una canzone più potente. Vabbè, io ragazzi, qua sotto le frasi usciranno scritte, perché io cerco di dirla a bassa voce. Mi senti? No. Mi senti? No, ma capisco. Mi senti? Non ti sento, dimmi ma dimmi quando mi senti. Ora ti sento. Ora no, ora vai. Mi no, dimmi se mi senti. Mi senti? Sto urlando, dimmi quando mi senti, così okay, capisco okay. Finché. Ok. Oh! Mi senti? Mi senti? Vabbè. Nel caso metti sottotitoli. Nel caso, nel video metti sottotitoli. Il sottotitolo dopo. Bravo. Va bene. Sulle mie parole. Va bene. Hai capito? Sulle? Vai. Sulle? Inizia tu. Sto iniziando già. Va bene. Iniziamo. Prima frase, ragazzi. Facciamo. Siamo. Diablo. Siamo negli alberi come le capre. Diablo le capre sataniche. Siamo negli alberi come le capre. Non ha senso, però fa niente. La diavola è buona anche a capri. Ma che cazzo urli? Siamo. Siamo? Siamo! Siamo! Bravo! Siamo. Negli alberi! Siamo all'aperto! No, negli aperto alberi, vabbè! Negli alberi! Negli alberi! Siamo leggiadri! Negli alberi! Siamo nell'ambiente! Alberi! Alberi! Il pene! Questo! Siamo tra gli alberi! Negli! Non ha senso! Siamo negli alberi! No! Aspetta! Continua! Come? Come? Le capre! Le capre! Quindi? Siamo negli alberi come le capre! Bravo! Ragazzi, eccezionale, ma che cazzo urli? Stavo urlando. No, siamo negli alberi come le capre. Davvero stavo urlando? Ma perché non si capisce un cazzo? È bellissimo. Da me. Rimetto questa canzone così non si sente niente. Ragazzi, mi sento tipo a Sarabanda. Mi sento un cazzo. Mi senti? Gli alberi sono belli. Ok, a posto. Ok, a posto. Non era questa la frase. Sono un genio. Non era questa la frase. Ma, vabbè, non era questa, Sean. Oh, ho vinto. Sei tu. Ho vinto. Prima frase mia. Prima frase sua. Mamma mia.
su Real Power fa le spaccate nei campi. Papà Ewe. Su Real Power fa le spaccate nei campi. Mio padre. Mio padre fa Surreal Power. Io, mio padre fa le spaccate. Surreal Power. Surreal Power fa le spaccate. Va nella spaccata. Fa le spaccate. Che vuol dire questo? Mi spieghi cosa significa questo? Fa. Ah, va. Fa, ok? Le spaccate. Ah, le spaccate? Nei campi. Negli ambienti. Nei campi. Cos'è qui? Nei campi. Esatto. Oddio. Sentite qua la musica, no? Se no uno dice non la mettiamo. Cazzo. Vai. Aia, porco Giuda. Ho bucato un piede di legnite e merda. Ragazzi, lo stile vlogger è pericoloso, perché torneremo a casa tipo con il sangue delle zanzare. Capisco adesso la difficoltà del genere un video vlog. Facciamo qualcosa di più difficile, perché prima siamo andati sul leggero. Allora facciamo. Sto pensando ed ora già. Aspetta, devo pensare. Hai una zanzara nel naso? Vabbè, l'hai visto, rincoglionito. È difficile. È difficile. È difficile. Il fucile. È difficile. È difficile. Seconda frase. È la seconda. Bravo. Allora, è bello vloggare insieme swaggando. Ripeti. È bello vloggare insieme swaggando. È bello vloggare insieme. E manca l'ultima parola. Swaggando. Swaggando. Ripeti. È bello vloggare insieme swaggando. Sull'auto. Swag. Vuoi fare a pugni? Swaggare. È bello vloggare assieme swaggando. Non sapevo fosse difficile questa, l'ho resa anche più difficile perché posso dire swaggando, dicevo waggando. Tieni, in modo. Ah, stavi dicendo. Pezzo di merda! E ma dopo, perché me l'avevi indovinata tutta all'inizio, non mettetela. Vale. Comunque siamo 2-1 per voi. 2-1 per me. E c'è un... Cambio canzone, se no sempre la stessa. Caccio il culo, mi fa un male cane. Sto tronco nel sedere, mannaggia la... Far vedere le cose estetiche è bruttissimo. Mi devo concentrare. Mi senti? Mi senti? Sì. Mi senti? Non ti sento. Però mi hai capito. Però ti vedo. Ok. La terza quarta, tua. Quarta, 1, 2, 3, 4. La quarta. Quarta domanda. Cioè, quarta domanda. Frase da indovinare. Ah, mi senti, stronzo? Cosa? Il sushi è una pietanza squisita. Il pizzo... Poi non ho capito un cazzo, ripeto. Il sushi è una pietanza squisita. Il pizzo è una cacata. Il pizzo è una cacata squisita. Il sushi è una pietanza squisita. Il sushi è una cacata. Il sushi è una cacata e poi non... Aspetta. Il sushi è una pietanza squisita. Il sushi è una cacata, poi capito, squisita. Squisita? Però è una cacata squisita. No, cacata. Il sushi è una pietanza squisita. Repeat, please. Il sushi è una pietanza understand. Squisita. Il sushi è una... non ho capito, è squisita. Pietanza. Pietanza. Il sushi è una pietanza squisita. Stai urlando. L'hai svegliato chiunque. Ma chi l'ha inventata questa challenge? Ah, fosse finita? Altro giro, non so, mi fa male il sedere. Quinta frase da indovinare. Aia, stavo cadendo. Hai capito? Bravo. Quinta frase. Allora, il capezzolo della mamma di Surri piace a Joker. Il capezzolo della madre di Surri piace a Joker. Il caviale della... Il capezzolo della mamma di Surri piace a Joker. Cioè, è facile, non c'ho niente. Il cappello della mamma... La mamma c'è. La mamma è cieca. La mamma c'è, il capezzolo della mamma di Surri
piace a la jogger. Mamma c'è il capello, no. Il capezzolo della mamma di Surri piace a jogger. Abbiamo registrato circa 30 minuti, non rendendoci conto che il tempo passava. Io non voglio buttare via i file perché sono veramente troppo esilaranti. Quindi ragazzi, arriviamo a 30.000 mi piace, settimana prossima arriverà la Whisper Challenge parte 2.